bentornati. I believe I can fly. Ciao a tutti, questo nuovo video. Sono Dennis Dozio, sono euforico. Sono veramente euforico. E non lo so nemmeno io il perché, non me lo spiego. Sto già iniziando a aver caldo. Ma cavolo metto, sto ci molto. Oggi il video parlerà di come faccio a farmi il ciuffo. Dal momento che mi avete minacciato di morte e di mandarmi pure talebani dall'ISIS, io ho detto, sai com'è, un po' ci tengo la mia vita. Quindi oggi vi farò il video su come faccio a farmi il mio ciuffo. Adesso tipo sono a casa degli amici dei miei genitori, quindi se mi date solo 2 minuti vi vado a sbrigare, arrivo a casa, mi vesto, quindi restate sintonizzati e parto su. Ok, ci siamo, sono appena tornato a casa mia. E va... ma perché c'ho degli arsenali nella tasca? Speriamo la porta sia già aperta. Sonia mi ha lasciato la porta aperta quando si entra. E niente, adesso salgo nel mio bagno speciale. Farò direttamente tutto il lavaggio, quindi amatemi. Entriamo. Ok, iniziamo con il lavaggio dei capelli. Logicamente mi bagno tutti, lo farò direttamente in streaming, così potrete vedere tutti i procedimenti. E poi vabbè, il resto ve lo svelo poi. Iniziamo. Ciao, ma chi ha messo sta pedana qua? A few moments later. Ok, levati un attimo. Oh, oh. Leva, aspetta, levati un attimo. Devo prendere il mio atelier. Ora, sembrerò, se faccio così, ora vi farò vedere la vagina. Mi sembra una monaca. Minchia, che bella, insomma. Buona fighina. Ora devo andare a prendere il mio phone. Infatti, sono Santa Curcuma di Francesca. Arrivo subito. Ah. Sarà possibile? Sta cazzo è ora di pedana. Oh, cos'è? Anche a te ti dà fastidio la pedana? Buttala via. Non posso più di quella pedana, è 3 anni che la sopporto. Ora, cioè, butto anche il phone a momenti. C'è il secondo procedimento. Oh, non ne posso più di queste cose. Ci siamo. Mi sembra ferra. Ciao, via. Ok, ora che ho fonnato un po' in basso, fonno anche in alto. Ok, ora iniziano già a stare un po' su. Attualmente ce li abbiamo così, che stanno su come vogliono loro. Nel frattempo, dove cavolo lo metto? Sto fun. Oh, non ne posso più dire queste cose. Dai, che fai? Ok, ultimamente, in questi ultimi giorni, sono tipo in fissa con la piastra. Non è una cosa che servirebbe, potrei anche tranquillamente usare i capelli così, con il solo phone mi stanno in alto. E perché sono un viziato. E aspetto la candidatura di Real Time. Com'è che si chiama Federico Fashion Style? Mi fai un baffo. Quando va in erezione inizia a muovere il suo pisellino. Vuol dire che è ora di usarla. Li piastro in avanti così. Ma questo, ripeto, è un procedimento che potete anche non fare, ma io ho voglia di farlo. Ok, esattamente così. E ora facciamo anche i contorni qua. E ora sono pronti. Stanno su, anche se facciamo una roba così, poi si abbassano se tu li alzi. Ristando su, non so che magia oscura sia questa. Provatelo, fatemi sapere nei vostri commenti. Vado a prendere i cosi che ho lanciato di là e fatemi sapere se anche a voi con lo stesso procedimento vi vengono. Che ridi? Esatto, oggi sono una donna delle pulizie. Accolgo tutto, stiro, faccio. Benvenuti nel nuovo programma di Real Time, tutto quello che non volevi sapere, che parte dalle 17.05 e finisce alle 17.05. Allora, qui abbiamo la piastra jack LD559.0. Possiamo ben intuire quando è pronta. Si sta muovendo la codina. Quando si muove la codina vuol dire che è eccitata. Quando sta per eccitarsi vuol dire che si sta per eiaculare. Se non inizia a piastare entro 2 secondi e mezzo. Quindi iniziamo a piastare, grazie, prego, ciao.
alla prossima puntata. Comunque ci siamo e ora siamo tipo più che pronti per fare delle storie. Comunque io vi chiedo di riuscire a raggiungere 15.000 like se volete un altro tutorial, speriamo davvero tanto di arrivarci. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è tornato utile. Voglio sapere di tutto, commentate all'infinito. Quindi se vi va e vi è tornato utile o vi è piaciuto il video, mettete un piccolo like. Grazie, a presto.